Pequeños! Che tal? Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono ancora una volta con Andrè. Come stai, Andrè? Molto bene. Sì. Sono pronto per fare questo nuovo video con te. Sì, perché oggi parliamo degli scioglilingua in spagnolo e in italiano. Sì. Mettiamo un po' alla prova il suo italiano. Allora, Andrés, devi ripetere. Sopra il palazzo c'è un cane pazzo. Date un pezzo di pane a quel povero pazzo cane. Devi farlo più lento, per favore. No! Piano. Sopra il palazzo... Sopra il palazzo... C'è un cane pazzo. C'è un cane pazzo. Date un pezzo di pane. Veloce! Sopra il palazzo... C'è un... Pezzo di pa... Di pazzo. Sopra il palazzo... C'è un povero... No? Però deve essere veloce, sennò che sciogli lingua. Venga. Sopra il palazzo c'è un cane pazzo. Date un pezzo di pane a questo povero pazzo cane. Più o meno. Sono rimasto malissimo che non ho sbagliato. Il papa di Costantinopla è stato papa costantinopolitano. Il papa di Costantinopolitano. Io odio. Il papa costantinopolitano. Buon papa costantinopolitano. Il papa di Costantinopla è stato papa costantinopolitano. Papa Costantinopolitano. No. E papa di Costantinopla è sta papa Costantinopolitano. Pollolitano. Pollolitano. E papa di Costantinopla è sta de... Papa Costantinopolitano. Ah, è arzobispo. Bueno, è peor todavía. E l'arzobispo di Costantinopla si chiede des arzobispo de Costantinopolitano. Che lo des arzobispo de Costantinopolitano. El des arzobispo de Costantinopolitano. Che lo des arzobispo de Costantinopolitano. Buen des arzobispo. Sera. Al pozzo dei pazzi una pazza lavava le pezze. Andò un pazzo e buttò la pazza con tutte le pezze nel pozzo dei pazzi. Al pozzo dei pazzi una pazza lavava le pezze. Andò un pazzo e buttò la pazza con tutte le pezze nel pozzo dei pazzi. Perché l'hai guidato così? Non so. Perché non lo sai? Non so perché. E perché stai ancora gridando? Perché sto mettendo il di accento. Perejil comi. Perejil cené. Y de tanto comer perejil, me emperejilé. Perejil comí, perejil cené. Y de tanto perejil comer, me emperejilé. ¿Ma perché? ¡No lo sé! A mí suena mejor. Perejil comí, perejil cené. Y de tanto comer perejil, me emperejilé. ¡Ole! ¡Toma! Anzi, Pepeño, scegliete anche un vincitore e il pegno che deve pagare chi perde. Cosa deve pagare? A pelle, figlio d'Apollo, fece una pala di pelle di pollo. Tutti i pesci vengono a galla per vedere la pala di pelle di pollo fatta da pelle, figlio d'Apollo. A pelle, figlio d'Apollo, fece una pala di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per vedere la pala di pelle di pollo fatta da pelle, figlio d'Apollo. Adesso, in ogni caso, i nostri Pepeños sceglieranno chi, secondo voi, è il ma vero. Ma io ho fatto il terzo. Io ho fatto tre e lui due. Non c'è bisogno di fare il terzo. Pablito clavò un clavito. Che clavito clavò Pablito? E il clavito che Pablito clavò era il clavito di Pablito. Pablito clavò un clavito, che clavito clavò Pablito? E il clavito che... Pablito clavò un clavito, che clavito clavò Pablito? Pablito clavò un clavito, che clavito clavò Pablito? E il clavito che Pablito clavò era il clavito di Pablito. Pablito clavò un clavito, che clavito clavò Pablito? Che clavito che Pablito? Che clavito che Pablito? Che clavito che Pablito? Allora, io ho vinto, ragazzi. Ciao. Iscriviti al canale e seguiteci su Instagram e Facebook. Io sono qui ogni mercoledì e domenica con un nuovissimo